E benvenuti tutti nella parte 2 di 2 per quanto riguarda il video delle beta e di tutte le cose beta che non sapevamo, della seconda generazione ovviamente di Pokémon Oro, Argento e Cristallo. Per tutti coloro che non hanno ancora visto la parte 1, vi invito ad andarla a vedere. E soprattutto a chi interessa, c'è il mio secondo video dove provo a doppiare sul canale di doppiaggio. Vi lascerò i link alla fine del video, vi voglio comunque avvisare che se siete interessati è un'ottima cosa per me. È molto interessante, mi piacerebbe sentire opinioni diverse. Detto questo, buon video! Andiamo anche a vedere quei Pokémon che sono stati modificati completamente o cancellati. Abbiamo Kurusu. Le uniche informazioni su questa creatura sono il suo nome e la sua immagine. Anche se assomiglia ad una foca, l'immagine è apparsa sulle riviste dopo il rilascio di Rosso e Verde. Si potrebbe pensare che fosse inizialmente uno schizzo di Seal, ma non può essere vero perché Seal era già esistente. È un tipo acqua e potrebbe essere una pre-evoluzione di Lapras o una versione molto sbrigativa di un membro della famiglia di Spheal. Nella versione Alpha di Oro Argento il suo numero di Pokédex nazionale è 212, è un tipo acqua e conosce le mosse Ruggito, Pistola Acqua, Azione. Nonostante la numerazione, era il Pokémon iniziale di tipo acqua nei demo Alpha. Abbiamo Onoguma, è una combinazione di Ono che è fiamma e Kuma che è orso. Come Kurusu, quello sopra, di questa creatura si sa solamente il nome e l'aspetto. Il suo nome conferma comunque che è di tipo fuoco, assomiglia ad un Raichu, ma i due non condividono il tipo e la specie. Raichu è un roditore, e mentre questo è un orso. Perciò è altamente improbabile che siano correlati tra di loro. Siccome il suo nome si riferisce a un orso, potrebbe essere uno schizzo di una parte della famiglia evolutiva di Teddy Ursa, o addirittura della famiglia evolutiva di Cyndaquil. Nella versione Alpha era il Pokémon iniziale di tipo fuoco, le mosse conosciute erano Braciere, Graffio e Fulmisguardo, molto simili a quelle di Charmander. Kage o Kage Nomushi. Non si sa niente su questo Pokémon, eccetto che l'artwork è il nome. Il nome letteralmente significa insetto d'ombra. Il suo disegno è stato riprodotto senza alcun dubbio secondo lo stile degli artwork di seconda generazione. Possiede una larga foglia che copre tutto il corpo, indicando che potrebbe essere stato probabilmente di tipo erba. Nella quinta generazione è stato introdotto un Pokémon anch'esso basato su un insetto con una foglia sulla testa, chiamato Seawaddle. Dopodiché abbiamo una creatura senza nome. Questa strana creatura appare in un artwork, ma non ha mai avuto un nome ufficiale. Il suo aspetto estremamente strano è simile a Hitmontop, ovvero molti piedi attorno al suo tronco. Anche se questa strana creatura ha la punta posizionata nel fondo schiena mentre Hitmontop lo ha in testa, potrebbe essere stato comunque uno suo schizzo iniziale, probabilmente prima che i disegnatori avessero deciso di aggiungerlo nella gamma evolutiva di Tirogue. Ricorda anche Clefairy, potrebbe essere uno schizzo di Cleffa. Abbiamo anche una tartaruga senza nome. Non si sa niente su questo Pokémon. Non assomiglia a nessun Pokémon di seconda generazione, alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbe essere stata una forma alternativa di Maggargo o Donphan, o forse una versione frettolosa di una forma alternativa di Corsola o Pupitar. Inoltre, il fatto che la testa sporga dal guscio ricorda vagamente Shackle. Potrebbe ricordare anche Squirtle, ma era già presente in Rosso e Verde, precedendo la comparsa di questa immagine. Torkoal dalla terza gen e la famiglia evolutiva di Tarquin nella quarta gen sono più simili alla sua prima apparizione, ma è molto improbabile che siano correlati. Inoltre assomiglia moltissimo a Tirtogua della quinta generazione. Abbiamo anche, come ultimo Pokémon, una pecora senza nome. Non si sa niente su questo Pokémon, non è presente nemmeno alcun artwork. In un'intervista nella rivista Gamer con Junichi Masuda e Ken Sugimori, direttori di sviluppo di arte rispettivamente alla Game Freak, hanno rivelato che era presente un artwork di un Pokémon respinto, basato sulla prima pecora clonata, ma poi ritenuto troppo controverso. Dal momento che Dolly, ovvero la pecora clonata, è nata alcuni mesi dopo il rilascio di Rosso e Verde in Giappone, probabilmente il Pokémon sarebbe stato introdotto nella seconda gen. Alcuni fan inoltre pensano che l'idea non sia stata abbandonata del tutto e che il lavoro scartato sia stato rielaborato in Marip e in Fluffy. Come Pokémon modificati abbiamo Appa, ovvero Chikorita. Il nome di Appa significa semplicemente foglia in giapponese. È uno schizzo di Chikorita. Ricorda Chikorita però senza il corpo e le gambe. È sconosciuto il motivo per cui l'immagine è stata cambiata, ma senza il corpo e le gambe, Chikorita sarebbe stato notevolmente più basso rispetto agli altri due Pokémon iniziali della seconda gen, ovvero Cyndaquil e Totodile. Nella versione Alpha, il suo numero di Pokédex era 152 e le mosse conosciute sono Parassiseme, Azione e una mossa conosciuta chiamata Sirin o Serene. Non so quale delle due fasi devo dire.
abbiamo anche Ledyba. Uno schizzo di Ledyba. A differenza del disegno ufficiale, ha un addome nero. Ha anche un singolo paio di mani e di piedi e sembra essere senza testa, con gli occhi e l'antenna attaccate al corpo. È presente anche un disegno beta di argento, i suoi capelli erano ancora più corti e sembrava più vicino all'età di Armonio. Uno schizzo di Giraffarig. Questo schizzo di Giraffarig mostra due teste di giraffa grandezza naturale, invece di una sola. È sconosciuto il motivo in cui il disegno è stato modificato, ma nel complesso rimane più o meno simile, escludendo la differenza nel colore e nella testa. Questo disegno può riferirsi al palindromo presente nel nome Pokémon, infatti Giraffarig è un palindromo. Abbiamo Buku! Il nome di Buku deriva dalla parola giapponese Fugu, che significa pesce palla. Sembra uno schizzo di Quillfish. Le differenze più visibili tra questa creatura e Quillfish sono i colori e la forma della coda, la quale però appare simile a quella di Quillfish stesso, nel suo retrosprite della seconda gen. Tuttavia, ciò è solo un errore, e nessun'altra gen mostra la coda di Quillfish così corta. Raikou o Suicune. Questo artwork assomiglia a Raikou e a Suicune. È stato disegnato da Muneo Saito, lo stesso designer delle tre bestie leggendarie. Cioè, più che altro sembra un Raikou misto a Suicune. Per quanto riguarda le modifiche minori dei Pokémon, abbiamo Bellossom. L'unica cosa differente che ha Bellossom è una colorazione più chiara, ma questo potrebbe essere stato fatto per evitare un'altra controversia sul razzismo, lo stesso che era successo con Jinx. Tyranitar. Questo schizzo di Tyranitar è quasi identico al disegno finale presente in oro e argento. È stato svelato insieme ad altri due Pokémon non rilasciati, sulla copertina di una rivista giapponese, il quale è stato l'unico schizzo a diventare un Pokémon rilasciato. Ha pochissime differenze con la versione finale, e queste sono ad esempio una massa maggiore, il colore beige sulla pancia, braccia che ricordano Nidoking, e decine di piccole punte sulla schiena un po' più lunghe. È curioso notare il fatto che i disegnatori avessero già un'idea precisa sul rilasciare Tyranitar, ma non gli altri due Pokémon. Per quanto riguarda personaggi invece non rilasciati, ne abbiamo due. Il primo è l'artwork di questa allenatrice. È stato rivelato in una rivista prima della seconda generazione, ma mai rilasciata ufficialmente. È sconosciuto cosa voglia rappresentare questo personaggio, se un personaggio principale, un personaggio supporto o semplicemente un PNG. Apparentemente assomiglia ad allenatori di molte classi, come una bellezza, una fantallenatrice, una pupa o una picnic girl. È presente un oggetto sulla sua maglia che ricorda una medaglia, la quale raffigura una goccia d'acqua, facendo intendere che il personaggio potrebbe essere stata una capopalestra di tipo acqua. Abbiamo anche un allenatore normale. Nascosto nello sfondo della stessa rivista, come l'allenatrice che abbiamo visto prima, è presente un allenatore mai più visto e usato. E allo stesso modo non si sa se era stato progettato per essere un personaggio principale, uno di supporto o di importanza minore. Potrebbe essere appartenente a numerosi classi, come un domatore, uno psiche, un giocoliere, uno scassinatore, un pokefanatico, un rischiatutto o un generale Rocket. Nella sua bandana è visibile un oggetto sembrante una medaglia, come per l'allenatrice che raffigura un diamante rosso. Siccome indossa vestiti scuri ed è vicino ad un Tyranitar, è possibile che fosse stato progettato per essere capo palestra di tipo buio, cosa che non abbiamo mai più visto. E dopo aver finalmente finito anche con questi personaggi non rilasciati, possiamo andare all'ultima fase, ovvero la beta di Cristallo. Pokémon Cristallo ha introdotto molte caratteristiche che da allora sono diventate punti principali dei giochi della serie principale, come il giocatore di sesso femminile, sprite dei Pokémon animati e strutture di lotta con regole particolari. Allo stesso modo, alcuni aspetti del design iniziale del gioco non sono apparsi nel rilascio finale. Tuttavia, il gioco contiene pochissimi elementi beta rispetto ai due precedenti, Oro e Argento, probabilmente perché è fortemente basata su questi giochi. Anche se Christie è stata introdotta in Cristallo, un'immagine di sviluppo rivela che era in lavorazione un'altra ragazza. Quest'ultima aveva capelli neri e delle trecce. Ella potrebbe essere stata un tentativo per comprendere l'allenatrice sconosciuta vista negli artwork durante lo sviluppo di Oro e Argento. Nella beta del gioco ci doveva essere una scritta mobile o mobile, sotto opzioni, tuttavia non fu inserita nella versione finale del gioco, ma tramite hack del gioco finale giapponese è presente questa funzione. Nonostante Pokémon Cristallo sia incompatibile con il Game Boy originale, il Game Boy Pocket, il Game Boy Light, il Super Game Boy e il Super Game Boy 2, ha un bordo inutilizzato per il Super Game Boy programmato nel gioco, che può essere attivato impostando una flag nella ROM per abilitare le funzionalità del Super Game Boy o attraverso l'utilizzo di trucchi che sono in grado di richiamare temporaneamente le funzioni di questa ROM, come il Game Genie a differenza di Game Shark. Il bordo sembra essere rimasto dagli avanzi della versione giapponese di Pokémon Oro, in quanto mostra Pocket Monster versione Oro invece di Pokémon versione Cristallo. Questo può anche suggerire che Pokémon Oro è alla base dello sviluppo di Pokémon Cristallo. In Pokémon Cristallo, se il giocatore cerca di giocare su un Game Boy originale invece di un Game Boy Color o modelli successivi, si visualizzerà una schermata con scritto:
questa cassetta di gioco è stata disegnata solo per essere usata sul Game Boy Color, con Pokémon Cristallo scritto con l'alfabeto Aunon. È presente un insieme di colori inutilizzati associati al messaggio usanti una tintura arancione. E anche questa volta abbiamo finito con questi video riguardanti le beta. Ci rivediamo alla prossima beta che sarà sulla terza generazione, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci rivediamo alla prossima parte. Un saluto a Teo e ciao ciao!